Quello di cui mi occupo principalmente è l'attività in sala operatoria, quindi andiamo in interventi di ginecologia oncologica chiaramente per patologia del tumore ovarico, tumore della cervice, tumore dell'endometrio. Diciamo, mi occupo sia della parte di chirurgia mini-invasiva, quindi andiamo dalla laparoscopia classica all'utilizzo di strumenti innovativi, quali possono essere la tecnologia 3D, 4K, oppure l'utilizzo di tecniche di microlaparoscopia o di utilizzo di strumenti percutanei. Oltre quindi a questa chirurgia che va diciamo a preservare diciamo anche il senso estetico per quello che riguarda la donna e quindi il suo approccio anche alla malattia in senso di qualità di vita e quindi di sopportare meglio un intervento in considerazione della resa che ha sul suo corpo, mi occupo anche di tecniche correlate con l'utilizzo di chemioipertermia intraoperatoria, quindi interventi laparotomici o laparoscopici all'associazione di chemioterapico intraperitoneale, sono ovviamente protocolli e tecniche sperimentali che vengono usate in questo policlinico in determinati tipi di pazienti. Diciamo che a parte poi l'attività di sala operatoria c'è anche tutto lo studio preoperatorio che ci consente di andare a valutare per il singolo paziente quello che è sia l'approccio migliore, quindi parliamo di tecnologia mini-invasiva oppure appunto di approccio laparotomico, sia eventualmente della coordinazione con altri specialisti, perché spesso queste patologie diciamo che richiedono il supporto di altre specialità, quale possono essere diciamo, la chirurgia generale, l'uroginecologia, l'urologia, la chirurgia epatobiliare, la chirurgia vascolare, quindi diciamo, viene ad essere spesso una chirurgia molto complessa in cui c'è necessità di coordinarsi con diversi gruppi di specialisti. Chiaramente questo studio è tutta una valutazione che viene fatta pre-intervento in modo da rendere poi tutto fruibile al paziente nel miglior modo possibile. Chiaramente, in senso, l'importanza di questo è quello di andare a fare per ciascun paziente quello che è il meglio, quindi di sostanzialmente fare un trattamento appropriato non solo alla patologia ma alla persona che ci si trova davanti. E questo è, diciamo, una delle priorità diciamo del nostro operato.